Magia di colori con Gimp. Bentornati ragazzi nel canale Vero Eroe Academy. Io sono Alex, nel video di oggi giocheremo con i colori con un particolarissimo filtro. Condividiamo subito il nostro desktop, il nostro programma di grafica Gimp, link in descrizione per il download. Allora ragazzi, abbiamo questa immagine scaricata da Pixabay di questa ragazza vietnamita. Vogliamo andare a giocare con i colori e lo facciamo in maniera veramente rapida, veloce e molto molto semplice attraverso un filtro che è molto interessante, che è il filtro ruota colore. Quindi ragazzi, allora intanto voglio ridimensionare, quindi faccio un bel crop image, quindi prendo questo strumento e vado a ritagliare l'immagine un po' come più mi piace, voglio rimpicciolirlo un po' e la voglio fare così. Quindi clicco su invio e vedete che mi ha ridotto la superficie dell'immagine, faccio un livello a dimensione immagine, vedete, e mi ha portato il livello a dimensione dell'immagine stessa. Andiamo come sempre a duplicare ovviamente il nostro livello. Non lo vado a rinominare, ma potreste rinominarlo così. Allora, ragazzi, vogliamo giocare con i colori e lo facciamo in maniera molto molto rapida attraverso questo filtro colori mappa ruota colori. Questo è un vero e proprio filtro. Vedete cosa vi dice sopra nel suggerimento: replace a range of colors with another. Quindi ci cambia il range di colore di una determinata immagine o selezione di un'immagine in un altro range di colore. Cosa vuol dire? Andiamo ragazzi a prendere il nostro strumento di selezione a mano libera e andiamo pian piano a a ricolorare come vogliamo il soggetto in questione. Quindi andiamo a fare, ad esempio, voglio fare la parte bassa del vestito di un determinato colore. Quindi vado ovviamente in maniera, come vi dico sempre, molto veloce a fare la selezione, cose che voi non dovete fare ovviamente mai. Vado in maniera molto rapida, voi ovviamente ragazzi metteteci tempo, metteteci ovviamente precisione, perché tempo uguale dettaglio uguale risultato finale. Sapete che vi dico sempre questa cosa come un mantra. Ok ragazzi, direi che così va bene. Qui chiudiamo, facciamo un bel zoom out, andiamo a chiudere la nostra selezione. Qui sono andato oltre. Ok, clicchiamo su invia, vedete che ci sono le formiche che camminano, che delimitano la nostra selezione. Ok, andiamo ad aggiungere con questo tasto qui, vedete, la selezione, aggiunge la selezione corrente. Andiamo a metterci anche questo piccolo parte qui di vestito. Allora ragazzi, non è fondamentalissimo che voi siate proprio prendiate diciamo in siate proprio millimetrici. Questo chiaramente più precisi siete meglio è, però non è un grossissimo problema, soprattutto se andate esternamente a quello che voi volete colorare. Cioè se è così, vedete che prende una parte bianca, può andare bene. Ovviamente non lasciate fuori dei pezzi che volete colorare. Perché vi dico questo? Perché chiaramente noi andremo a fare una sorta di selezione di cambio di range di colore, quindi di selezione per colore, quindi faremo comunque una selezione per colore. Allora, avendo questa parte ragazzi selezionata, andiamo su ad applicare, diciamo, il nostro filtro colori mappa e andiamo su ruota colori. Allora ragazzi, come funziona questo filtro? Lo metto qua. Allora, questo filtro ragazzi, vedete queste ruote, questo è il campo sorgente e questo è il campo destinazione, cioè un particolare range di colore che noi vogliamo selezionare qui ce lo deve trasformare in quest'altro range di colore, cioè ci cambia un range di colore con un altro. Cosa vuol dire? Andiamo a prendere quindi questa parte qui, a selezionare questa parte, e vedete che qui c'è una freccia che indica due frecce che indicano il nostro range di colore che vogliamo andare a selezionare. Se io sposto queste, vedete che si spostano anche le frecce da A. Ovviamente è l'inizio e la fine del nostro range. Io posso prendere qua in mezzo e spostare, vedete? Se io vado qui e sposto, vedete cosa mi fa lui in automatico? Mi cambia ovviamente il colore. Perché? Perché io man mano che mi sposto vado a selezionare dei colori diversi e me lo trasformano man mano in questo range di colore qua. Quindi se io voglio andare a creare un'immagine, in questo caso non so, una parte bassa gialla, ad esempio, io sposterò il mio range qua, vedete, il mio range di destinazione lo riduco, vedete, e lo metto qui nella parte gialla, ok? E io dico ok, questa parte qui viola blu, quindi vedete che io devo spostarmi sul viola e sul blu, e vedete che io ho quindi selezionato questa parte qui come range di colore e gli ho detto trasformamela in questa, e infatti vedete che da qui il nostro blu e viola ce l'ha trasformato in giallo. Andiamo a cliccare su ok, togliamo la selezione con CTRL maiuscolo ed A e andiamo a, ad esempio, a
prendere la parte interna del vestito della ragazza, perché vi dicevo che non è fondamentalissimo che voi siate precisi. Vi ricordate qui che io ero andato esterno, che io ho selezionato anche questa parte, perché? Perché facendo questo range di colore gli ho detto vammi a prendere solamente questa parte di colore qui e me la trasformi in questo giallo, ok? Quindi questa parte è rimasta esclusa nonostante fosse all'interno della selezione. Vado a selezionare quindi la parte alta del vestito, qui metto un po' più giù, io ovviamente ragazzi vado veloce come vi dicevo, quindi faccio così, 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 lascio fuori il colletto che lo voglio fare ancora di un altro colore, vado così, così e vado giù, ok, e vedete che, ok, ho selezionato, vado in colori, mappa, ruota colori. Dopo ragazzi vi spiego anche la gestione dei grigi, che è importante, e vado a prendere, voglio fare in questo caso di rosso, quindi vado a prendere sempre la mia parte qua e vado a dirgli ok fammela di rosso, quindi diminuisco il range e vado a mettere sul rosso, vedete che mi ha creato un bel rosso, faccio ok, chiudo la selezione, tolgo la selezione e ragazzi vado a prendere questa parte qui, quindi faccio ancora uno zoom, vado a prendere la parte del... Vedete, vediamo, proviamo a vedere anche se non sono preciso, ma vado esternamente così. Vediamo se è bello perché vi permette di fare anche, vedete, una selezione non precisissima. Qui ovviamente deve essere più precisa perché ovviamente c'è il colore uguale. Qui magari faccio così, proviamo a vedere se viene bene lo stesso. Andiamo a vedere, ok, selezione, range colore lo vogliamo fare di verde, quindi colore, mappa, ruota colore, andiamo sempre a prendere il nostro range di destinazione che è questo, range scusate di sorgente che è questo, e voglio farlo di verde, quindi vado così e vado a metterlo qua. Vedete che infatti ragazzi ha fatto una cosa molto interessante, perché vedete che se io clicco su ok vedete che lui mi ha proprio tolto, non mi ha considerato le parti che avevo selezionato e inserito nella selezione, anche qua vedete, perché è un range di colore ovviamente non corretto, non della sorgente. Chiaramente ragazzi qua poi vedete, non essendo preciso, dovete andare poi a correggere le sbavature, potete farlo magari con lo strumento Hill Selection se volete, con lo strumento Hill che è quello di ovviamente che vi diciamo corregge, se prendete questa parte qui vedete fate così e lui va a correggere, vedete, se dovete agire in questa maniera potete fare sia così oppure utilizzare anche lo strumento clone, chiaramente se fate dei progetti più complessi e elaborati potete andare a correggere in questa maniera, vedete, in maniera più precisa. Ok ragazzi, andiamo a provare a fare anche l'altro braccio, quindi in maniera molto veloce, vedete che proprio è una modalità che vi permette di cambiare il colore in maniera molto 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 rapida, qui ovviamente bisogna essere precisi perché il colore è uguale, in maniera molto rapida e in maniera molto efficace anche. Proviamo a farlo di azzurro, mappa colore, mappa, ruota colori, andiamo sempre a prendere il nostro range qua, infatti vedete che sta cambiando qui per, ecco vedete in questo caso che non ho selezionato bene, devo andare ad allargare, vedete, a prendere anche quella parte lì, quindi così, e vado a dirgli ok fammelo diventare azzurro, quindi così, così, perfetto. Qui vedete che mi ha preso anche questa parte che dopo poi andrebbe in teoria tolta, possiamo dopo toglierla ovviamente, e clicchiamo su ok, perfetto, vedete. E dopo andiamo a selezionare anche questa parte qua, vedete che qua mi ha mantenuto un po', in questo caso bisogna selezionare meglio il range colore oppure ovviamente andate a fare la selezione più precisa, in questo caso io vado qui, vado sempre a selezionare il mio colletto, quindi in questo caso così, 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 e vado così a prendere il mio colletto, lo voglio fare di blu, quindi blu scuro, quindi blu un po' più acceso, quindi mappa, ruota colori, vado sempre a prendere, vedete, la mia parte qua e vado a dirgli ok fammelo diventare blu, un blu acceso, ed eccolo qui il nostro blu, eccolo qua, ok, perfetto. E vedete ragazzi che abbiamo cambiato il colore.
Vedete ragazzi che invece questa parte ce la siamo tra virgolette dimenticata, nessun problema, perché noi andiamo qua, la selezioniamo e andiamo a dargli la nostra colorazione uguale a questa parte sotto. Quindi colori, mappa, ruota colori, andiamo a prendere il nostro range, quindi questo range qua, che è questo esattamente, e andiamo a dargli una colorazione che sia simile ovviamente a questa parte sotto, quindi un po' più gialla, eccola lì, e direi che ci siamo perfettamente. Bene, molto bene. Allora andiamo a trattare ragazzi invece la soglia di grigio, quindi andiamo su mappa, andiamo su ruota colori. Allora con questo filtro il bianco e il grigio non vengono considerati nella ruota colori, ok? Quindi hanno una regolazione apposta che è questa. Non ve la spiego nel dettaglio, ma diciamo a grandi linee sì, diciamo quello che vi serve fondamentalmente. Vedete che qui c'è la soglia dei grigi. Cosa vuol dire? Vuol dire che se voi lasciate tonalità, che è questa, saturazione a 0 e andate ad aumentare la soglia, i pixel che avranno una tonalità, una saturazione al di sotto di questa soglia qui diventeranno grigi. Vedete che infatti io man mano che salgo con la soglia i pixel diventano grigi fino a completa desaturazione dell'immagine, ok? Vedete? Se invece io vado a dirgli ok, blu, vado a mettere una tonalità, una saturazione, vado a prendere, vedete, a spostare qua che mi sposta questa soglia della tonalità della saturazione, vado sul blu e aumento la soglia, i pixel che avranno una tonalità e saturazione al di sotto di questa soglia qui diventeranno blu, se la sposto qui diventeranno gialli, ok? Quindi vedete, funziona così. Quindi hanno una gestione separata proprio perché non vengono considerate da questo range colore. Ok ragazzi, una volta che abbiamo concluso con la nostra manipolazione dei colori, noi qui abbiamo un'immagine che adesso è che di 1064, quindi se noi andiamo a fare, voglio andare a metterle una a fianco all'altra, quindi ovviamente dovrò fare un 1065x2 che sarà uguale a un 2130, andrò a fare un'immagine, andrò a fare un dimensione superficie e nella larghezza dovrò andare a mettere un 2130, ok? Vedete che io vado a fare un ridimensiona e vedete che infatti me l'ha messo esattamente di fianco, ridimensiona, ok? E vado ovviamente a spostare, quindi prendo lo strumento sposta, vado a spostare il mio livello qua esattamente di fianco, vedete? Perfettamente. Ok, perfetto. Eccolo qua. E noi ragazzi abbiamo la nostra, vedete, la nostra, il nostro progetto con la nostra magia di colore, il nostro cambio colore, che ragazzi, se una volta che avete ovviamente preso confidenza con questo filtro, veramente riuscirete a cambiare colore alle vostre foto in maniera veramente, veramente rapidissima. Ragazzi, spero che vi possa essere stato d'aiuto questo video, venitemi a trovare sul mio profilo Instagram, ovvero _ro_academy, iscrivetevi mi raccomando al canale, ragazzi, la metà delle persone che guardano i miei video non sono iscritti, se volete vedere altri contenuti iscrivetevi al canale e io ragazzi come sempre vi do appuntamento al prossimo video, ciao e grazie a tutti.